questo numero di Motori Magazine, Mustang svela la Mach-E GT con Vogue Talents. Debutta la nuova generazione di Opel Astra. La Jaguar XF protagonista di un inseguimento tra le strade di Londra. Arriva in Italia Mustang Mach-E GT, la versione performance del primo SUV completamente elettrico di Ford. In occasione del reveal, Ford ha collaborato con Vogue Talents, brand attraverso il quale Condé Nast Italia supporta la nuova generazione di talenti, punto di riferimento per i creativi di tutto il mondo. Insieme hanno scelto Kids of Broken Future, brand di moda sostenibile che, con un approccio rivoluzionario, si propone di comunicare i valori di innovazione e sostenibilità alle nuove generazioni, che rappresentano a tutti gli effetti la coscienza del futuro. I designer Elbio Bonsaglio e Marta Sanchez sono stati chiamati ad interpretare il senso di libertà, di passione e di sostenibilità incarnato da Mustang Mach-E GT e trasferire in capsule collection il grido di Watch Me, posizionamento della campagna internazionale di lancio di Mustang Mach-E. Inoltre, Watch Me New Visions è anche il titolo dell'evento esclusivo che tutti gli appassionati di moda e motori possono vedere sulla piattaforma dedicata e sui canali Ford e Condé Nast. Protagonista indiscusso dello show è Mustang Mach-E GT, versione sportiva del primo SUV elettrico Ford. Il motore interamente elettrico da 487 cavalli e 860 Nm di coppia porta l'esperienza di guida Ford a livelli ancora più elevati, consentendo di passare da 0 a 100 km/h in solo 3,7 secondi. In scena, a interagire con il Muscle SUV, 17 tra ballerini, acrobati e artisti che si sono esibiti indossando i capi al grido di Watch Me. Una linea dinamica, precisa, moderna e slanciata dentro e fuori. È di scena la nuova Opel Astra, una vettura che segna l'inizio di una nuova epoca negli 85 anni di storia delle compatte Opel. La nuova generazione di Opel Astra è elettrica, per la prima volta in versione plug-in hybrid a due livelli di potenza e dal 2023 in versione elettrica. Super efficienti motori benzina e diesel con cambio ad attriti ridotti manuale a 6 rapporti e automatico a 8 rapporti. Le potenze vanno da 110 cavalli a 225 cavalli. Designed bold pure con l'Opel Visor, finitura bicolore in opzione, sportiva e sicura, superfici nette e tese. La vettura è lunga 4374 mm e larga 1860 mm, lunga solo 4 mm in più rispetto al modello precedente. Passo di 2675 mm, 13 mm in più del modello precedente. Volume del bagagliaio fino a 1250 litri con i sedili posteriori abbattuti. Svolta anche per quanto riguarda le tecnologie, i sistemi di assistenza ed il comfort. Per la prima volta nel segmento delle compatte abbiamo i fari Intellilux LED Pixel Light, con 168 elementi LED, 84 in ogni faro. Dopo il SUV Grandland e Insignia, sono disponibili per la prima volta nella nuova generazione di Astra. L'abitacolo compie poi un salto temporale nel futuro. Pure panel di prossima generazione con il grande posto guida digitale con due schermi integrati da 10 pollici completamente vetrati in base alla versione, comandi e tasti fisici ridotti al minimo, come per esempio i sistemi di riscaldamento e climatizzazione, sistemi di assistenza alla guida d'avanguardia come la telecamera multifunzione del parabrezza, 4 telecamere nella carrozzeria, una all'anteriore, una al posteriore e una su ogni lato, 5 sensori radar, uno all'anteriore e uno su ogni angolo e sensori agli ultrasuoni anteriori e posteriori, e poi ancora telecamere a sensori integrati con una connettività eHorizon nel sistema IntelliDrive 2.0 che aumenta la portata delle telecamere e dei radar. Nuova Opel Astra è ordinabile dall'autunno 2021 a partire da 24.500 euro e sarà nelle concessionarie dall'inizio del 2022. Per celebrare l'attesissima anteprima di No Time to Die, la Jaguar XF è stata coinvolta in un emozionante inseguimento tra le vie di Londra. Seduto nel posto di guida c'era Mitch Evans, pilota del team di Formula E Jaguar Racing, che voleva essere a tutti i costi tra i primissimi spettatori ad assistere alla proiezione del film. L'azione si è svolta tra alcuni dei monumenti più iconici della capitale britannica, come ad esempio The Shard, Tower Bridge, il City Hall e il Millennium Bridge. Mitch, al volante di una XF Air Dynamic HSE Santorini Black, non sa di essere inseguito dalla freerunner e atleta di parkour Lynn Young. Mitch ha inconsapevolmente fatto cadere i suoi biglietti per la presentazione e Lynn è determinata a far sì che la sua attesa per vedere No Time to Die termini il prima possibile.
L'inseguimento, dalla durata complessiva di oltre 9 km, inizia in Lafond Street, vicino a Tower Bridge, e si snoda attraverso la città con Lynn che corre, salta ed esegue capriole alla caccia di Mitch, che nel frattempo si sta godendo tutto il lusso, il comfort e la tranquillità dell'abitacolo della sua XF. L'auto di Mitch, infatti, è dotata della tecnologia Active Noise Cancellation e del sistema Cabin Air Ionization. Lontano dai rumori e dal caos della città che lo circonda, Mitch si concentra sulla guida, sfruttando al massimo lo sterzo preciso e intuitivo della sua XF, che è equipaggiata con un raffinato, reattivo e prestazionale propulsore Ingenium da 300 cavalli. L'azione si conclude nella famosa Baker Street di Londra, dove in modo spettacolare i biglietti vengono restituiti a Mitch, che può finalmente godersi la visione di No Time to Die.